Do la parola a Grazia Pagnotta. Bene, anche io sono molto lieta di essere qui, di essere stata invitata a presentare questo libro perché questo volume ci fa intravedere degli elementi di analisi e di riflessione che ci aprono ad un ulteriore interesse circa il tema delle migrazioni verso Roma. È un tema che pensiamo di conoscere sufficientemente perché la storiografia, prima ancora della storiografia, la sociologia lo hanno affrontato, eppure quando si torna a studiarlo in modo approfondito, come in questo caso, ne emergono elementi e risvolti aggiuntivi e ci sono anche delle sorprese. Ho detto approfonditamente, come in questo caso, perché quello coordinato da Michele Colucci e da Stefano Gallo è un lavoro in continuum. C'è stata un'altra tappa questo settembre passato con un convegno da loro organizzato in Campidoglio. E allora elenchiamo come possiamo suddividere questi elementi di analisi che ci aggiunge questo volume. Li possiamo suddividere tra ulteriori risvolti circa le migrazioni interne dal dopoguerra, raffronto con l'immigrazione odierna e poi individuazione di e poi elementi circa gli spostamenti di popolazione che iniziarono allora, che continuarono e che sono ancora presenti pur con qualche modifica. E comincio proprio da quest'ultimo punto perché è quello che ha suscitato per me il maggiore interesse e mi riferisco al flusso degli studenti fuori sede italiani e stranieri che è stato analizzato nel volume da Luciano Governali. Ha suscitato il mio interesse poiché, pur essendo un fenomeno che ho sempre avuto sotto gli occhi, non l'ho mai notato. Governali ci spiega come è ben difficile studiarlo perché mancano i dati. Mancano le fonti, lui comunque riesce a mettere insieme notevoli numeri, notevoli fonti numeriche. Ed è anche difficile poi ipotizzare, lui ci dice, dove possono essere altre documentazioni che mancano, che possono tornare utili. Allora, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, quando io ero studentessa, gli studenti fuori sede erano soprattutto provenienti dalle regioni meridionali. E ancora vi era come problema principale quello che avevano gli studenti fuori sede degli anni 60, e cioè l'alloggio. I ragazzi che erano alla casa dello studente, che riuscivano ad entrare alla casa dello studente, dividevano la stanza che doveva essere la stanza da una persona, con un altro, quindi tutte le stanze erano occupate da due persone. E a distanza di 30 anni, insomma, ancora oggi il problema principale è l'alloggio. E direi che non possiamo non sottolineare la politica totalmente miope di tutte le istituzioni in merito, le istituzioni universitarie, le istituzioni comunali, le istituzioni regionali e ministeriali. Con nessun ministro, con nessuna amministrazione romana si è mai avuta una politica, cioè vi è stata un'assenza di politica, che poi in realtà noi ora stiamo parlando di Roma e quindi io mi sto riferendo a Roma, ma è quella di l'assenza di una politica dell'alloggio universitario, in realtà ha riguardato tutto il paese. Direi che il saggio, con i pochi numeri che riesce a mettere insieme, ci restituisce un quadro abbastanza dettagliato e un'interpretazione importante, e cioè quella di uno Stato che non capì le ragioni degli spostamenti degli studenti dal meridione verso Roma, non le capì per quanto riguardava gli anni 60, 70 e 80, e cioè non la ricerca di un'università vicino alla propria città o paese di vita, ma la ricerca, leggo dalle parole del volume, ma la ricerca di inserimento in tessuti sociali, formativi, culturali e produttivi più vivi rispetto alle zone di provenienza. A questo proposito di questo argomento dei fuorisede, interessante sarebbe anche riuscire a dire di più sulla presenza dei fuorisede stranieri di ieri e di oggi, ma mi rendo conto che per il passato è molto difficile avere fonti per studiare l'argomento. Qualcosa lo sappiamo che sono sempre stati presenti a Roma, molto organizzati,
gli studenti greci dalla stagione in cui fuggivano la dittatura nel loro paese, organizzati in una loro associazione che ai tempi del movimento del 68 il loro problema principale era quello di vigilare su eventuali infiltrati tra di loro e nella loro organizzazione, infiltrati del loro regime. Negli anni 90 questa associazione era ancora molto viva e molto vivace. Sappiamo poi che dalla fine degli anni 90 sono cominciati ad arrivare studenti originari dell'ex Jugoslavia che si erano ritrovati in Italia per via di una migrazione dovuta alla guerra. Poi dopo sono arrivati gli studenti figli di famiglie dell'est europeo, migranti anch'essi o nati in Italia e quindi cosiddetti di seconda generazione. E sarebbe anche interessante, spostando un po' l'attenzione anche fuori Roma, capire come questi flussi di studenti si sono, diciamo, suddivisi tra le altre grandi città italiane e anche le piccole città universitarie. Io ho avuto a Macerata una studentessa originaria del Kirghizistan e mi sono sempre chiesta come mai una famiglia del Kirghizistan, un posto così lontano, avesse scelto una città così piccola come la città di Macerata. L'argomento fuorisede, devo dire che lo trovo ancora più significativo se lo mettiamo insieme con gli studi che sono stati svolti da Fabrizio Rufo e che hanno fatto emergere una sorprendente Roma città della ricerca per la grande quantità di soggetti istituzionali e non dediti all'attività di studio che sono presenti e per il gran numero di ricercatori, di studiosi che sono presenti a Roma. Un'identità di Roma di lunga durata che ci sfuggiva. E il saggio di Luciano Governalli contribuisce a dettagliare. Ulteriori pezzi di questa storia romana. Ho trovato stimolante la ricostruzione che fa Stefano Portelli della storia della comunità dell'Itroscalo di Ostia, l'idea di un'alternativa alla città preferita all'integrazione ad essa. In essa, un villaggio nella città, lo definisce l'autore. Anche i migranti degli anni 50-60 che andavano a costruire la propria baracca nella borgata o nei borghetti, ricomponevano lì una vita che era la vita del proprio paese di origine, ma la ricomponevano perché non era possibile, non riuscivano ad inserirsi nella città. Invece lì all'Itroscalo di Ostia c'è una scelta ben precisa, quella di voler vivere in modo diverso, quella di voler costruire una comunità organizzata diversamente. E voglio dire, a proposito di quel quadrante di Roma, ossia dell'area di Ostia, di un caso specifico di migranti di passaggio che meriterebbe di essere studiato. Tra gli anni 70 e gli anni 80, tra Ostia, la Dispoli e Santa Marinella, stazionarono a lungo cittadini ebrei sovietici e dei paesi del blocco che sono stati fermi a lungo in quest'area in attesa di poter emigrare in Israele o negli Stati Uniti, cittadini che a lungo chiedevano il visto di uscita dai propri paesi, che gli veniva negato e che poi improvvisamente venivano espulsi, e non so per quale ragione, passando per l'Austria, stazionassero così a lungo qui sul litorale romano. Non so come mai è stato scelto da loro proprio questo pezzo di Italia, e però mi sembra interessante. E mi sembra che sia un caso che possa rientrare perfettamente nella definizione di hub della mobilità che hanno dato nel volume Corrado Bonifazi, Daniele De Rocchi e Frank Heinz. Raffronto con l'emigrazione dall'estero dagli anni 90. Se proponiamo un confronto tra le condizioni dei migranti a Roma del dopoguerra degli anni 50 e quella dei migranti di oggi nell'era della globalizzazione, l'esito è sconfortante. Come allora mancano le case per chi non ha reddito e anche se non ci sono più quei chilometri quadrati di baraccopoli, nella boscaglia, all'interno di Roma o subito fuori Roma e lungo gli argini dei due fiumi, Aniene e Tevere, ci sono estensioni di tende di migranti che altro modo non hanno per trovare un riparo. E negli anni Ottanta,
dopo la stagione di lotte per la casa che prima veniva ricordata, e con il grande impegno delle giunte di sinistra nel risolvere il problema dell'edilizia popolare, si pensò che il problema della casa fosse risolto, e invece oggi, insomma, ci ritroviamo, che non è affatto così. Abbiamo un'altra stagione di lotte per la casa con nuove occupazioni. Paolo Berdini, nel breve tempo che è stato assessore all'urbanistica con la giunta Raggi, aveva individuato, degli stabili di proprietà del comune che con pochi soldi e velocemente potevano essere, ristrutturati e destinati ad edilizia popolare, però poi, insomma, la sua esperienza in quella giunta è durata poco, e oggi noi speriamo nella nuova giunta. Raffronto tra le migrazioni del passato e oggi circa il tema del lavoro. Condizioni caratteristiche della città di allora si ripropongono dalla fine degli anni 90, soltanto che sono meno visibili. E cito soltanto un caso, quello più emblematico, il caso del lavoro edile. Allora il mercato delle braccia alla giornata si svolgeva sotto le arcate di Piazza Vittorio e fu considerato un grande successo l'essere riuscito per i sindacati a risolvere questo problema, il problema del lavoro alla giornata delle braccia degli edili. E i sindacati costruirono anche una scuola per edili a Pomezia. E però dalla fine degli anni 90 questo fenomeno si ripropone, soltanto che oggi non è più visibile perché non è così nel centro della città sotto gli occhi di tutti. Oggi è davanti a tutti gli smorzi dove si vende il materiale edile nelle ore della mattina in cui i lavori si cominciano per la città. Sempre sul raffronto tra il passato ed oggi c'è quella che è stata ricordata nell'introduzione da Colucci e Galli, che ha richiamato prima anche Marco, e cioè la battaglia per la residenza contro la legge per l'urbanesimo del fascismo, che a lungo continuò ad essere in vigore anche dopo il ventennio. Una tipologia di norma con l'orizzonte di repressione che aveva in sé, che in un certo modo si è rinnovata negli ultimi anni con la legge Renzi-Lupi, perché questa stabilisce, leggo direttamente, che chiunque occupa abusivamente un immobile non possa chiedere la residenza nell'allaccio alle utenze. Quindi, insomma, grandi confronti purtroppo si possono fare tra la condizione degli anni 50 e 60 e le condizioni di oggi. Per concludere, voglio sottolineare come il tema delle migrazioni interne, così sviluppate dal dopoguerra agli anni 60, sia un tema tutto italiano, nel senso che nessun altro paese, anche quelli che hanno avuto migrazioni dalle campagne, lo ha, avuto con un'entità come il nostro paese. Nessuno l'ha avuto con il significato di una trasformazione così incisiva, una trasformazione così incisiva sulla struttura economica, sulla geografia insediativa, sulla vita di così tanta parte della popolazione e anche sulla struttura identitaria del paese. Purtuttavia, io ritengo che sarebbe molto interessante una comparazione tra l'accaduto a Roma con quanto avvenuto nelle grandi città europee che hanno avuto flussi interni di arrivo di popolazione, seppur minori. E ho visto che Portelli impiega alcune categorie di analisi di studiosi anglosassoni che hanno svolto studi di questo genere per Londra. Penso che nella storia urbana la comparazione con altre città non italiane sia molto importante, spero però, e penso però che tutti noi che abbiamo studiato Roma e continuiamo a studiarla non l'abbiamo praticata. Non l'abbiamo praticata non per nostra insipienza, ma perché semplicemente prima si studia bene il proprio argomento, lo si conosce bene e poi si passa a fare una comparazione. Credo di poter spiegare meglio quanto intendo con comparazione se faccio un esempio di confronto. Allora, tutti noi conosciamo bene
l'argomento disordine urbanistico romano nel tempo, perché su questo abbiamo svolto parte delle nostre ricerche e comunque perché non si possono non conoscere gli studi in merito. E tutti noi conosciamo il risultato in termini di bruttezza per molte parti della città. Non ci siamo mai però spinti a confrontare con la storia di Parigi, di Londra, di Berlino e delle altre capitali europee. E se poniamo attenzione, vediamo che non possiamo dare per scontati processi con esiti lineari e positivi, perché la bruttezza, anzi le bruttezze, sono presenti anche lì dove vi è stata politica urbanistica e dove non vi è stata illegalità e quindi non possiamo considerare la bruttezza urbana soltanto come frutto di assenza di pianificazione. E ancora più nel dettaglio di questo esempio, così mi spiego meglio che cosa voglio dire, il nostro Corviale. Noi critichiamo giustamente quell'esempio di edilizia, ebbene però quel modello di edilizia ci proviene dalla Francia, dalla Cité radieuse di Le Corbusier a Marsiglia, che con di dimensioni più piccole, quelle delle edificazioni degli anni 40, è un bel edificio. Ma in realtà tutte le città francesi sono disseminate di bruttissimi corviale, cioè edifici uniformi, alti e molto lunghi, anche di lusso. E anche a Parigi, nei quartieri più ricchi, nel dipartimento dell'Haute-Seine, i quartieri cosiddetti pavillonnaire, cioè fatti di graziosissime stradine con villini di fine 800, inizio 900, e hanno però poi come sfondo degli orrendi corviali che si innalzano di lusso. So, questo per dire, compariamo perché così possiamo capire meglio anche la storia di questa città e compariamo e possiamo capire meglio anche le migrazioni interne. Infine, concludo davvero con questo, vi lascio con un interrogativo ai curatori del volume e agli autori dei saggi, un interrogativo sull'attualità che ha a che vedere con il grande tema ambiente. Mi rendo conto che si tratta di un argomento che non è detto che conosciate, però siccome voi siete studiosi delle migrazioni e studiosi degli spostamenti delle popolazioni, quindi avete più capacità di analisi di me, oltre che avete più dati sotto le mani, io ve lo propongo, e cioè il fenomeno che in Francia è stato chiamato dei neo-rurali, cioè famiglie anche agiate che decidono di spostarsi a vivere in campagna, cioè di abbandonare la città per vivere in un modo diverso, e alcuni lavorando con pendolarismo o con le tecnologie che consentono di lavorare da casa, e altri cambiando completamente vita, dedicandosi all'agricoltura biologica o all'allevamento. È un fenomeno che possiamo far rientrare nel grande tema delle migrazioni ambientali che stanno a noi cominciando a causa dei cambiamenti climatici, un fenomeno che è stato accentuato in questi ultimi anni di Covid. Mi sembra che a Roma, che nel Lazio e che in Italia, pur essendo il nostro paese, la nostra regione, il contorno della nostra città, con campagne disseminate di piccoli centri urbani, mi sembra che questo fenomeno non sia presente. Allora, io vi lascio con questi interrogativi. Se esiste, che cosa si può dire? E se non esiste, perché da noi no e a Parigi e in Francia sì?